Buongiorno a tutti e ben ritrovati. In questo video vedremo come tenere sotto controllo il traffico dati del vostro abbonamento internet e controllare se vi sono eventuali gettoni extra soglia non dovuti. Gli abbonamenti internet a cui mi riferisco sono quelli che fissano un determinato volume di traffico in uno specifico periodo di tempo, che può essere di un giorno, una settimana o un mese. L'abbonamento internet preso in esame in questo video è quello di Casa 3. Questo abbonamento ha un ottimo rapporto qualità-prezzo perché con soli 10 euro al mese vi offre 1 GB al giorno e dalle 00 alle 08 traffico limitato. Se avete un abbonamento di un'altra compagnia telefonica che impongono delle soglie di traffico, questo video vi tornerà ugualmente utile. Tutti gli abbonamenti di questo tipo offrono un'interfaccia web dove poter controllare il dettaglio del traffico. Apriamo la pagina Controllo costi. Qui troviamo il traffico consumato rappresentato da una barra di progressione. Subito sotto vengono riportati i gettoni extra soglia che vengono addebitati qualora si oltrepassano le soglie del proprio piano tariffario. Vediamo nel dettaglio qual è il traffico effettuato oltre la soglia. Selezioniamo l'intervallo da analizzare. L'intervallo parziale mese in corso va benissimo. Clicchiamo su Visualizza. Nel mese in corso sono stati addebitati 82 centesimi. Visualizziamo 100 record per pagina. Questo è il primo gettone che è stato inserito durante la fascia di traffico illimitato. Ma la descrizione riporta la data dell'8 settembre. Se però controlliamo il traffico dell'8 settembre, possiamo vedere che il volume totale è inferiore ai 50 MB. E poiché la soglia giornaliera è fissata a 1024 MB, questo gettone potrebbe essere un'anomalia. Il secondo gettone, che riguarda il traffico dell'11 settembre, è stato inserito dopo circa 5 MB di traffico e il traffico totale di quel giorno è di circa 30 MB, molto inferiore alla soglia giornaliera. Anche questo gettone sembra essere un'anomalia. Ora vi mostro come dovrebbero essere dei gettoni extra soglia addebitati correttamente. Analizziamo il mese di luglio in cui è stata superata la soglia. Qui scopriamo che è stata superata la soglia nel giorno 16. Andiamo a sommare il traffico di questo giorno, ma prima dobbiamo trasformare i gigabyte in megabyte. Abbiamo un volume di 1,3 gigabyte che dobbiamo trasformare in megabyte. È sufficiente moltiplicare 1,3 per 1024, ma siccome questo valore è stato arrotondato alla prima cifra decimale, questo volume potrebbe essere anche di 1,399 GB. Quindi, per non essere in difetto, moltiplichiamo 1,399 per 1024 e otteniamo 1432 MB. Se li sommiamo agli altri, abbiamo un volume di 1820 MB, da cui togliere 1024 MB, che è la nostra soglia. Da questo otteniamo 796 MB di traffico extra soglia, per i quali sono stati correttamente addebitati 8 gettoni, uno per ogni 100 MB di traffico. Se è capitato anche a voi di trovare dei gettoni extra soglia apparentemente non giustificati, segnalatelo all'operatore. Io l'ho fatto e mi hanno risposto che è in corso un temporaneo disallineamento dei contatori e che risolveranno il problema. Un modo molto efficace per avere sotto controllo il traffico di rete e non oltrepassare le soglie è quello di visualizzare i contatori di Windows durante la navigazione. Per prima cosa controlliamo il traffico di rete ancora a disposizione tramite l'apposita pagina web. Qui ci sono ancora 865 MB a disposizione. Quindi, per essere sicuri di non oltrepassare la soglia, decidiamo che il contatore di Windows dovrà visualizzare un valore massimo di 700 milioni di byte, che corrispondono grosso modo a 700 MB. Con il tasto destro clicchiamo sulla task bar e dal menu contestuale avviamo la finestra di gestione attività. Di default non sono visibili tutte queste colonne. Per attivarle selezionate dal menu la voce Visualizza e poi seleziona colonne. Quello che a noi interessa è la voce byte. Questa tiene traccia di tutti i byte inviati e ricevuti su una determinata interfaccia di rete. Possiamo nascondere le colonne byte inviati e byte ricevuti perché tanto le ritroviamo sommati nella colonna byte.
nascondiamo anche le tre colonne dei byte per intervallo, che riguardano la velocità di trasmissione dei dati. Posizioniamo le finestre in modo da poter tenere sotto controllo il volume dei dati. Ad esclusione di casi particolari, solitamente avrete una sola interfaccia di rete con lo stato connesso. Nel mio caso sono connesso al router tramite la scheda Wi-Fi. Ora vi mostrerò come i contatori di Windows tengono traccia del traffico di rete in tempo reale. Generiamo un po' di traffico di rete aprendo una nuova scheda nel browser e avviando la riproduzione di qualche video YouTube. Tenendo premuto il tasto Ctrl, clicco su altri filmati per riprodurli. In questo modo il browser mi apre in automatico delle nuove schede. Premendo il tasto F5 della tastiera controlliamo se il contatore del traffico residuo si è aggiornato. Il valore del contatore riporta ancora 865 MB, nonostante abbia già effettuato quasi 40 MB. A quasi 60 MB di traffico, il contatore non si è ancora aggiornato. Generiamo altro traffico e aggiorniamo il contatore. Ora il contatore segna 60 MB di traffico in meno. Questo contatore non può essere aggiornato in tempo reale come il contatore di Windows, a causa delle latenze che ci sono in gioco. Come avete visto, è molto più comodo e rapido controllare il traffico dei contatori di Windows, anche per il fatto che potrebbe presentarsi una schermata come questa, che per qualche problema non riesce a mostrarvi il contatore. Ma ora andiamo a vedere se è stato risolto il problema dei gettoni extra soglia impazziti. Sono passati circa 15 giorni dalla mia segnalazione. Apriamo la pagina controllo costi e nella sezione dettaglio traffico selezioniamo l'intervallo settembre 2016. Premiamo visualizza. Già qua vediamo che non ci sono più gli 82 centesimi. E i gettoni extra soglia del 10 e 11 settembre non sono più presenti. Vi ringrazio per la visione del video e spero che vi sia stato utile. Se vi è piaciuto fatemelo sapere cliccando su mi piace o se non vi è piaciuto su non mi piace.